Negli anni 20, fine anni 20, il mio bisnonno ha deciso appunto di investire in questo locale costruendo uno stabilimento lanario. Venivano importate i velli delle pecore, venivano lavorate. All'interno di questo stabilimento lavoravano circa 120 donne. E tutta questa attività è andata avanti per circa 40 anni, con l'avvento dei materassi a molle. A livello economico non conveniva più ad una famiglia comprare un materasso di lana e quindi l'attività è andata a cessare. Poi siamo stati chiusi come locale per 7-8 anni finché il regista Ospetek, che viveva qui in zona, ci ha chiesto la possibilità di girare il film Le Fate Ignoranti, che è stato girato appunto qui per mesi sul terrazzo, e da quel momento in poi abbiamo capito che forse valeva la pena continuare. Dare oggi una continuazione, vedere che tutto è di nuovo invece vivo, è per noi un momento di grande riflessione e di orgoglio, perché qui la Pingo, la società appunto che gestisce il locale, si occupa di sociale. E noi abbiamo puntato molto su di loro, ci è sembrato il lucro non necessariamente il fine della nostra vita, del nostro essere. E quindi abbiamo puntato su questi ragazzi che da un piccolo ufficio di 90 metri quadri hanno deciso di investire su un progetto che riguarda tutto il locale, che sono quasi 3.000 metri. E noi come famiglia siamo rimasti nella parte davanti della costruzione, dove abbiamo ristrutturato tutta la palazzina dove prima vivevano le donne che lavoravano qui all'interno dello stabilimento lanario, e adesso c'è, diciamo, una struttura turistica alberghiera. Saranno passati 100 anni e siamo ancora qui, via del Porto Fluviale.